Buonasera a tutti, se entrate e vi sedete, noi possiamo iniziare il nostro evento. Naturalmente vi ringrazio tutti, ringraziamo anche i telespettatori di Video Servizi TV, che siamo in diretta e quindi possiamo anche dare un ulteriore spazio promozionale a tutto quello che è il nostro mondo, cioè il mondo rurale. Questo in verità è il secondo evento che noi organizziamo come anno. Il primo era stato in Alessandria aprile-maggio, se non ricordo male, specificatamente sulla peste suina. Abbiamo voluto, ne faremo altri. Questo è il secondo incontro. Abbiamo scelto Tiglio non solo perché Massimo è un carissimo e fraterno amico, ma perché qui passo le mie giornate più belle, le mie giornate in compagnia dei miei cani. È un ATC bellissimo e quindi mi sembrava giusto organizzare questo evento proprio qui a Tiglio, che è la culla del Monferrato. Io lascio la parola velocemente al nostro sindaco per i saluti istituzionali. Grazie Alessio. Buona serata a tutti, benvenuti ad Ottiglio. È per me un piacere e un onore ospitarvi tutti. Io vedo veramente tanta gente, sono molto contento, vuol dire che comunque anche il tema dell'evento è sentito e quindi questo mi fa piacere. Devo fare i saluti istituzionali al senatore Buzzone, al presidente della CIA Carenini, al caro assessore all'agricoltura Protopapa, al vicepresidente della regione Daniele Carosso, all'onorevole Molinari, al presidente della provincia Bussalino e al consigliere Leone. Saluto anche il sindaco di Casale, che lo vedo nascosto là, e saluto i miei colleghi sindaci del territorio che mi hanno fatto l'onore di essere qui questa sera. Io posso solo dire che sono molto contento di questo evento. Quando Alessio me lo ha proposto ho accettato con piacere, anche perché quando si parla di cultura rurale credo che sia un argomento che interessa a tutti, ma in particolare a noi dei paesi. Io in particolare per la mia professione ho contatti continui con il mondo agricolo, con il mondo zootecnico, anche con il mondo dei cacciatori, quindi obiettivamente penso che sia ora di parlarne di questi argomenti in maniera seria, in maniera approfondita, senza polemiche, senza discussioni che poi non portano a nulla. Chi si lamenta e dice che in questo paese non c'è libertà sbaglia. Secondo me in questo paese mancano gli uomini liberi dei preconcetti, dei luoghi comuni, delle banalità. Io penso che queste serate, questi incontri servano a superare questi problemi. Io vi ringrazio ancora tutti e buon lavoro, buona serata. Grazie Massimo. In verità sono moltissimi sindaci che hanno aderito a questa iniziativa. Siamo nel Monferrato, io penso che per non far torto a nessuno, perché altrimenti non iniziamo più, chiamerei Federico Riboldi, che è sindaco di Casale Monferrato e può sintetizzare quello che poi è il territorio, il territorio che amiamo e che stiamo cercando naturalmente. Io in ogni evento in tutta Italia promuovo la mia terra, il Monferrato, perché è una terra bellissima, non secondo a terre magari più famose, più importanti nelle altre regioni che sono più pubblicizzate, ma in realtà noi che ci viviamo e giriamo tutta Italia possiamo dire che non siamo veramente secondi a nessuno. A te Federico. Grazie Alessio, buonasera a tutti, mi unisco ai saluti del sindaco di Ottiglio, che voglio anche ringraziare per aver messo a disposizione questa sala dove incontrarci oggi. Alessio ha detto una cosa importante, ha parlato di Monferrato in generale. Quello che tutti avranno notato arrivando qui, anche chi viene da via, e vedo un uditorio davvero eterogeneo e importante, è la biodiversità che ancora si vive in questa terra, che è la nostra vera ricchezza, quello che vogliamo mantenere. Ci sono altre aree che tu dicevi sono più conosciute, però hanno fatto della monocultura la loro vocazione, si sono
candidati a sviluppare un turismo intensivo. Ecco, noi vorremmo continuare a mantenere la biodiversità del Monferrato. La biodiversità vuol dire aree di caccia favorevoli, vuol dire coltivazioni di alta qualità, vuol dire un ambiente più sano, un ambiente più omogeneo alla realtà che lo circonda, vuol dire poter accogliere le persone in un mondo che è rimasto autentico. Quindi essere oggi qui con tutti voi è importante, ma è importante anche ricordare perché siamo qua. Perché se tanti scelgono questa terra è perché la trovano davvero unica. Per mantenerla unica, come l'UNESCO ha detto nel 2014, noi dobbiamo preservarla nelle sue differenze, nelle sue varie identità. Ecco, prima il sindaco di Ottiglio diceva che soprattutto i piccoli comuni vivono l'ambito rurale, è vero, ma anche le piccole e medie città lo vivono con intensità, perché le piccole e le medie città senza il mondo dei comuni attorno, senza il territorio, senza le associazioni agricole, senza le associazioni venatorie, sarebbero solo delle piccole città che rischiano di inumbarsi e rimanere isolate. Ecco che tutti assieme possiamo costruire un territorio dove le persone vengono volentieri, dove si sviluppa il turismo, dove i prodotti agricoli valgono di più, mi permetto di dire, ma anche dove viviamo bene noi. E se viviamo bene noi siamo attrattivi per gli altri. Quindi grazie per questa serata. Io voglio ribadire, lo farà poi Alessio, che è il nostro responsabile della cultura rurale, quindi di tutto quel mondo che non è solo venatorio, ma che gira attorno all'identità, alla civiltà contadina, della campagna, della collina, della pianura. Ecco, voglio ribadire che non serve un convegno per dire le cose ovvie. Le cose ovvie sono che l'ambiente vada preservato, ma che si debba convivere con l'ambiente. Quindi noi questo è quello che vogliamo portare avanti, non abbiamo paura di dirlo, non crediamo che essere in qualche modo veri in quello che si dice sia un documento per la nostra attività di tutti i giorni, ma crediamo sia un valore. Ecco, servono uomini liberi, ma servono regole, servono soprattutto persone che abbiano il coraggio di portare le proprie idee a 360 gradi. Grazie. Lo dico una volta sola e poi non lo ripeto, è un piccolo omaggio il presidente provinciale Paolo Pala dell'ANU, è un libro che illustra bellissimo la storia e la cultura di Ottiglio e verrà, lo spiegherò una volta, adesso non finiamo più davvero, verrà donato a tutti i relatori e a tutte le autorità che ci hanno fatto piacere di intervenire. Grazie. Foto di rito. Prima di iniziare c'è anche due parole del nostro presidente nazionale che non manca mai, Vieni Marco Castellani. Devo dire che quando ci siamo conosciuti, di solito di fronte a persone un po' dinamiche e buente come noi, c'è chi ci dice ma non gli si è andato avanti. Io ogni volta che lo chiamo dice adesso non è neanche che ne va avanti. Ecco, quindi volevo dare il microfono a lui per un breve saluto a tutti i partecipanti. Grazie, buonasera a tutti e tutti i partecipanti che hanno aderito a questa iniziativa, ennesima iniziativa degli amici Alessio e Paolo, che ho scoperto essere dei due veri vulcani per quanto riguarda la loro capacità organizzativa, l'amore e la passione che mettono nel valorizzare e difendere l'attività venatoria e il ruolo dei cacciatori nella società, che poi è lo scopo principe della nostra associazione, che da sempre si batte per questi obiettivi. Nata come associazione dei migratoristi, ancora orgogliosamente conserva questa vocazione, ma poi aperta a tutte le forme di caccia come tutte le altre associazioni. Oggi i nostri soci vanno ancora dalla caccia alla piccola migratoria ai grandi ungulati, quindi siamo diciamo a 360 gradi attivi e attenti al futuro della nostra grande passione. Speriamo sempre che tempi migliori vengano a darci maggiore serenità. Purtroppo questi giorni sono ancora giorni di apprensione per molti di noi. Io che vengo dalla Lombardia domani
domani saprò se il 18 potrò uscire con i miei cani oppure dovrò aspettare, come purtroppo è accaduto in Umbria, dove il TAR ha accolto il ricorso degli animalisti. Fortunatamente in Emilia invece è andata bene a noi. Credo, e ne parlavo prima con l'amico senatore Francesco Bruzzone, che questo sia uno dei primi obiettivi della nuova avventura politica e chi ci governerà dopo le elezioni del 25, per togliere alla base la madre di tutte le battaglie che dobbiamo affrontare, cioè questo stretto legame è veramente paradossale e negativo che c'è tra ISPRA, TAR e Ministero dell'Ambiente e associazioni animaliste, che ci condiziona con questa opportunità che hanno di presentare dei ricorsi a raffica, trovando poi sempre un giudice che concede una sospensiva e magari poi ci dà ragione qualche mese dopo, quando il guaio e il danno l'abbiamo già patito. Noi non ci arrendiamo, l'anno migratoristi non si arrende, dialogheremo con tutti quelli che a livello istituzionale e politico vorranno condividere la nostra battaglia nel nome della nostra grande passione, che è la caccia. Grazie e buona serata a tutti. No, in verità, sì. Non lo spiego, ma andate avanti, anche al nostro presidente viene consegnato. In verità noi ci muoviamo come anno migratoristi, ma pensate, il primo atto che ho fatto quando sono diventato presidente è chiamare Giorgio Rondano, come lo sto chiamando adesso, vieni presidente, che spero saluto, perché c'era il problema PSA e avevo detto qua bisogna unirci, e avevamo, mi sembra, del 2.500 iscritti, quindi ho detto ma a un certo punto se questi 5.600 sono 400 e 100 500 e 100, chi se ne frega, vuol dire che la caccia è morta. Ecco, solo un breve saluto, io Giorgio l'ho invitato perché ci conosciamo da quei 40 anni buoni, ma perché è giusto condividere e non fermarsi, no, agli steccati. Io sono Anno, tu sei Federcaccia, Colline in Alcaccia, ma sono quelle cose lì ormai devono finire, e la presenza di Giorgio qui è emblematica, perché oggettivamente va nel segno di questo percorso. Anche solo un breve saluto, Giorgio. Sì, velocissimo, grazie Alessio per avere questo invito. Non so, sono qui come presidente Federcaccia, come sindaco, quindi cosa dire, quando ci siamo visti per il problema PSA abbiamo subito individuato che era un problema serio, che sarebbe stato un problema serio. Devo dire che la regione, e penso che sia anche il tuo pensiero, ha fatto il suo dovere, perché ha fatto tutto il possibile per far sì che noi in questa stagione 2022-2023 possiamo andare a caccia. Grazie, grazie veramente, perché non era così scontato di poter andare a caccia. Grazie a tutti. Giorgio, ti omaggiamo. Grazie Giulia. Grazie. Allora iniziamo l'introduzione, poi magari parlando più avanti, andremo anche avanti a presentare tanti, non solo cacciatori, ma anche sindaci, esponenti di, a livello di relatore, ma anche proprio del mondo agricolo. In verità questo convegno, cultura e politica, no? Nasce poi in modo più ludico possibile, cioè nel senso che eravamo una sera a cena io e Paolo, e c'era anche Bruno e Davide, no? Io raccontavo un vecchio aneddoto degli anni 90, al di là che ho ancora tutti i capelli scuri, in realtà qualcuno bianco inizia a vedersi, facevo già politica allora. E naturalmente ad ogni evento politico il nostro mondo viene sollecitato, poi è vero che le associazioni sono apartitiche, politiche e via discorrendo, però venivamo chiamati. Allora era forse i primi anni che si votava col sistema uninominale, erano le provinciali, no? E c'era un noto dirigente venatorio che naturalmente veniva contattato sia dal candidato
ragazzi di sinistra che di destra. Lui veniva dal mondo socialista e quando veniva contattato dal candidato allora di Forza Italia, no? Cioè, insomma niente, cioè scherziamo niente, non scherziamo, io sono socialista, non sono mica dall'altra parte, e naturalmente si faceva vedere vicino a quell'area. Quando veniva contattato dal candidato della sinistra, diceva, io sono socialista, non è per dire, vuoi mica che tradisca quelli che sono le nostre radici comuni. In realtà poi non faceva niente né da una parte né dall'altra. Questo è stato il dramma che ci ha accompagnato per anni, per non dire decenni. Forse ce lo potevamo anche permettere, perché noi avevamo avuto quel famoso referendum nazionale, poi le cose sono acquietate, qui in Piemonte un po' meno, perché c'era stato anche un tentativo di referendum regionale, che poi il centro-destra di allora, iniziamo a citare per la prima volta il centro-destra, di allora ha abolito la legge 70 e ha evitato probabilmente, ricordiamoci che nel referendum nazionale Piemonte è stata una delle poche regioni in cui si era raggiunto il quorum. Quindi era stata abolita la 70 e si era evitato il referendum regionale, anche per motivi economici, perché era costosissimo dire la verità. Quindi questo è il punto di partenza. Fino ad oggi ci siamo un po' mossi un po' come la Repubblica Elvetica, no? Nel segno della neutralità. Ci vuole più coraggio, io lo dico tutti, ho letto anche il documento della cabina di regia, la solita lettera che diamo ai candidati sindaci, io l'ho dichiarato, io con certi non parlo, mi rifiuto, ma non mi rifiuto per la mia giacca anche politica, io non riesco a parlare se l'interlocutore con cui parlo vuole negare la mia passione, poi si può discutere di tutto, bisogna, e questa è la cosa importante che voi dovete avere ben presente, cioè a differenza di tante altre situazioni, qui ci sono due movimenti che dicono chiaramente in un programma elettorale, questi sono degli spot, non è che ci sia spazio per tante cose, questi dicono chiaramente uno che vuole abolire la caccia, l'altro che vuole abolire l'842 del codice civile, lo scrivono chiaramente. Uno si presenta da solo, che sono i 5 Stelle, gli altri si presentano in coalizione col PD, che sono i Verdi. Quindi io sinceramente con dei partiti politici, ma lo dico come Alessio Abinante, non come associazione, come Alessio Abinante, con dei partiti che negano o vogliono negare la mia passione, non riesco ad avere alcun tipo di dialogo. Quindi bisogna anche avere il coraggio che tutto il mondo venatorio, ma tutto il mondo rurale, perché ce l'hanno con noi, poi ce l'hanno con i pescatori perché usano il piombo quando vanno a pesca, ce l'hanno con gli agricoltori perché monta loro se spargono le tame, c'è un po' di odore, perché ormai poi qui c'è anche questa, ormai c'è questo braccio di ferro, no? Tra mondo rurale, c'è il mondo, il nostro mondo, la piccola provincia e il mondo cittadino. Noi siamo abituati a essere modesti, noi guardiamo sempre dal basso verso l'alto quel mondo lì. No, guardiamo dall'alto verso il basso, perché qui si produce, e Riccardo può confermarlo, il 60-70% della ricchezza nazionale, nei centri fino a 90.000 abitanti. Quindi il mondo rurale deve essere in grado di guardare almeno alla stessa altezza, quindi avere il diritto di cittadinanza e parlare con le altre formazioni politiche rappresentando una categoria e dicendo le cose come sono. Quindi se ci sono dei movimenti che vogliono negare il nostro diritto di andare a caccia, devono giustamente dire io con quell'area politica, con quel partito, interrompo gli altri. Questa è una cosa molto semplice, che va al di là poi della mia appartenenza politica, di quello di Paolo o di tanti cacciatori che mi sono qua. Questo me lo nega, io non lo sostengo, mi sembra la cosa più ovvia di questo mondo. D'altra parte, se qui entriamo poi nel tema e poi nel vivo, qui daremo la parola a tutti, se
la politica e noi cacciatori dobbiamo essere bravi a prendere un dialogo chiaro e netto col mondo politico, d'altra parte il mondo politico deve ascoltare quelle che sono le voci. Questo è stato fatto sicuramente, tant'è vero che con la precedente amministrazione mi sembra che sono andati in piazza due volte nel giro di pochi anni, regionale, Qua lo sapete tutti, ci siamo trovati con la legge 5 che forse era la peggior legge regionale d'Italia, era anche quella scritta peggio, perché io mi ricordo tre anni fa con Marco quando ti ho consegnato, io l'ho riscritta tutta la legge 5, magari qualche spunto l'avete anche utilizzato, e ho detto togliete il mio nome ma non me ne frega niente, rinviava per tante decisioni alle DGR. Questo cosa significa? Che il legislatore, dove è Claudio, lì, non solo si è trovato a dover vedere un testo normativo, ma andare a vedere tutti gli atti collegati di queste norme. E infatti una delle mie proposte era riportare nella legge 5 determinati contenuti che erano delle delibere, anche perché un conto è cambiare una legge, un conto è cambiare una delibera. Noi siamo partiti questo anno, quindi noi avevamo fatto molto, uso il plurale perché è un pezzo di plauso sul calendario venatorio, ce lo prendiamo anche noi del comitato di regia, abbiamo sempre collaborato, abbiamo sempre sollecitato, abbiamo anche rinunciato quando c'era da rinunciare, perché urlare alla luna sono capaci tutti, no? Quindi se a un certo punto bisognava rinunciare, chi è realista lo fa, ma chi naturalmente urla sempre, urla, magari fa qualche tessera in più, ma io preferisco portare a casa la gente la domenica che promette di muovere il mio della provincia. Quindi noi siamo stati i primi a essere più che disponibili a dare la nostra disponibilità. E obiettivamente abbiamo avuto in questi tre anni, e questo ha detto di tutti, il miglior calendario venatorio che sia mai visto. Mai visto. Io sono migratorista, prima di tutto, vado alla Beccaccia a gennaio, un tempo ci fermavamo al 15 dicembre, questo è un dato scontato, vedo Braco che uno anche dei fautori tecnici di questo calendario venatorio. Ci sono regioni che si sono impaludate sulla tortora, che si devono andare lì con l'acqua, non so che la somme, con la mela, questo fare chi. Noi abbiamo detto, beh, ferma tutto, però siamo una delle poche regioni che permette il colombaccio e ci guardano tutti con attenzione al Piemonte. Quindi stiamo tornando ad essere un punto di riferimento per l'Italia, questo è importante. La PSA naturalmente ci è capitata, poteva capitare in tutta Italia, in tutta Europa, perché naturalmente abbiamo ben visto che non deriva molto probabilmente dal consumo di cinghiali dei rifiuti domestici, quindi contaminati, quindi è un problema quindi probabilmente di presenza, troppa presenza di questi cinghiali nelle aree urbane, che è una cosa ancora diversa dal problema del cinghiale presente sul territorio. E allora cosa succede? Succede che io mi ricordo anche un confronto molto schietto, quando era stata bloccata la caccia i primi di gennaio, era andata via la voce per tre giorni. Sì, scusate. Ah, un annuncio, allora c'è una lancia tagliata, scusami, anche purtroppo ho 50 anni, Empoli Bologna 577 Empoli Livorno, che è da spostare? Una lancia? È di qualcuno? Lancia Delta Grigia? Non c'è quella canzone che dice da spostare una macchina? Se non è nessuno di noi, evidentemente. Grazie di cuore. Beh, riprendendo il discorso introduttivo, quindi nella PSA noi siamo partiti a gennaio che hanno chiuso tutto.
c'è chi ha urlato di più, chi ha urlato di meno, però di fatto questo. E la linea da cui siamo partiti era la cosa più semplice, non è andare a casa. Tutto chiuso. E in realtà la regione Piemonte con le ultime tre DGL, quindi non è che siamo, io lo so che fa modo di essere criticare e basta, ma noi non siamo qui per gli applausi, noi siamo qui per dire le cose come stanno. Le tre DGL sono delle delibere molto coraggiose, anche da un punto di vista tecnico, e sono riuscite a dare delle risposte perché hanno aperto la cazza in tutta la provincia di Alessandria, cosa che non era affatto scontato. Ci sono dei problemi, perché poi in quella di DGR in realtà ci dicono terminata la recinzione, insomma ci sono, io poi vengo contattato un po' da tutte le province, ad esempio del Cuneese, mi dicono ma possiamo andare, sono sicuro, è finito, non è finito, perché non c'è una cartina ancora, o meglio non ce l'ho, in modo da dare dei confini certi ai cacciatori, ma questo penso che ci eravamo sentiti io e te Marco, e penso che è una cosa abbastanza risolvibile. Detto questo, come dico, bisogna anche sapere ascoltare i cacciatori, perché qui vengo anche un po' al punto, che in realtà era fuori programma, questo convegno l'abbiamo organizzato tre mesi fa, parlando con Francesco e gli altri, però l'ordinanza di questi giorni, l'ordinanza ha dato dei problemi applicativi, e io sinceramente ero indeciso, io l'ho anche scritto nel mio doppio ruolo, perché sono presidente regionale, ma rappresento anche un partito, ma e mi lega anche l'amicizia con chi ha firmato l'ordinanza o chi l'ha ispirata, quindi, però io rappresento i cacciatori, quindi io se dei dubbi ho il dovere di sottolinearlo, perché a volte la critica, se fondata, ciao Marco, la critica se fondata e supportata può essere di stimolo a migliorare il provvedimento. E ricordo qualche giorno fa, appena uscito l'ordinanza, un mio caposquadra che mi chiama al telefono e mi dice una parola che mi ha scosso. Mi dice: abbiamo perso. Non colpa tua, di Cotopappa, di Carosso, di Leone, di Molino, no, abbiamo perso. Perché questo è un mondo che ha sempre guardato noi, e qui parlo non sotto questa bandiera ma come area politica, ha sempre visto noi come la difesa del loro mondo. E il mondo delle squadre si è sentita, a torto o a ragione, escluso dal piano di depopolamento. C'è un appunto, poi ci sono quei tecnici che ci risponderanno. La prima cosa, il depopolamento è regionale, c'è un problema di presenza al CIA regionale. Gabriele, il presidente della CIA, è un mio invitato fisso, come lo sono i suoi eventi, perché io, come dico sempre, mi metto dalla parte dell'imprenditore, che non è che fa come me il giardiniere, però loro ci lavorano, e quindi vedersi un campo rovinato dopo che l'hanno seminato, proprio contenti non lo sono, così mia moglie ogni mattina apre con ansia la sua vetrina del negozio, perché ha sempre il terrore che qualche balordo ha preso San Pietrino di Ramonte. Quindi io capisco quell'ansia e mi sono sempre messo nei loro panni. Questa l'ordinanza, a mio avviso, ci sono due o tre punti che devono essere rivisti, o meglio discussi, perché prima non sono stati discussi nel dettaglio, almeno io non avevo il dettaglio di quando di quelle loro. Perché i numeri sul cinghiale parlano molto chiaro, cioè i numeri sul cinghiale, se vogliamo parlare di depopolamento, cioè quindi riduzione drastica del numero dei cinghiali, il numero maggiore dei cinghiali si ha con la braccata, cioè con l'uso dei cani, oppure con la girata, quindi con un numero più minore di cani e di cacciatori. Però quello che ha dato chi l'80, chi il 90% del risultato. La selezione o anche il semplice contenimento in periodo di caccia abbiamo già sollevato, infatti abbiamo raggiunto anche un accordo, uno scritto con le associazioni anche sui contenimenti, perché
diceva, vabbè, ma se il contenimento mi va la notte prima che io sciolgo i cani e mi va a spostare il branco, magari prelevo un cinghiale, ma rovino la barcata. E qui c'è Stefano Zoccola, che non ho visto prima, scusami Stefano, che è il consigliere delegato alla caccia a provincia di Alessandria, che ha seguito tutto questo dibattito che va avanti da 2 anni. Quindi c'è stata questa particolare attenzione che il contenimento e la selezione non andasse a rovinare quell'attività venatoria che poi fa i numeri maggiori. Il mondo della caccia va anche applaudito a un'iniziativa che è contenuta nell'ultimo calendario, se non conto male, che è quella della selezione a gennaio con i cani. Qui purtroppo poi sono stati bloccati dalla PSA, ma in quei giorni abbiamo avuto un numero di abbattimenti. Qui vedo il mio capo squadra che poi mi ha chiesto e darò la parola, perché è giusto che ci interfacciamo tra cacciatori e politica per il discorso di prima, che hanno dato ottimi risultati. Quindi quella era a nostro avviso la strada fino a gennaio, naturalmente per febbraio la situazione con i cani è più possibile, ma è possibile effettuare un contenimento con i cani. Noi qui, proprio qui a Ottiglio, avevamo una zona di addestramento cani bellissima, la Valle dei Frati, che era letteralmente invasa dai cinghiali, e proprio con questo equilibrio, che non escludo l'uno dall'altra, ma equilibrio tra girate di contenimento e interventi di contenimento, siamo riusciti a riportarla in equilibrio. Non significa azzerare i cinghiali perché non sono, ma riportarla in equilibrio sì, con enormi problemi che poi andremo ad affrontare dopo, il problema del depopolamento del 2, che non mi risolve questa ordinanza purtroppo. Quindi questo cosa succede? Succede che questa ordinanza che prevede una cosa che tecnicamente non è un po' pericoloso, cioè il selecontrollore che può partire da Alessandria e chiedere di essere ammesso in un altro PC in un territorio che non conosce e andare a sparare di notte proprio con la termocamera. Questo è veramente pericoloso. Io capisco la bontà della norma dove tu permetti al cacciatore di andare in squadra in un'altra TC, tanto c'è il capo squadra che ti dice piazzati qua, non ti muovere di qua, gli altri sono qui, l'altro è là. Muoversi di notte è tutta un'altra faccenda. Io mi muovo di notte nel mio paese, perché io nel mio paese lo giro in boschi al buio. Dico, come fai? Ci sono nato, tutti. Non farei mai, non partirei mai da Alessandria per andare nel Canavese a fare un prelievo notturno, perché è pericoloso, perché la termocamera vede a 300, 200, io non lo faccio quella cosa di Claudio, poi aiutami tu, 300 metri, la carabina spara a 4.000. In pianura, nella prima riunione che abbiamo avuto, se ti ricordi Marco, che io ho subito sollevato, attenzione alla sicurezza, qui in pianura se non si spara dalle altane, cioè quindi dall'alto verso il basso, lo dico ai telespettatori che magari non sanno queste regole, si crea un pericolo, perché 4.000 metri in linea retta possono creare veramente un pericolo, soprattutto per chi frequenta anche nelle ore serali il bosco, chi sono, chi va a funghi, chi va a tartufi, gli agricoltori stessi, perché c'è chi va nella vigna, ma quando può, c'è chi lavora e quando può, va. Quindi è secondo me anche una norma pericolosa, ma che in più rischia di non andare a risolvere il problema, perché facendo un dato, se io il numero fatto 100, il numero di cinghiali che devo abbattere, 80-90 me la dà la paccata, la girata, e questo intervento rischia di compromettere quell'80-90, probabilmente sposto il numero, quindi da 10 mi diventano 20 o 30 quelli di selezione, ma non sono più sicuro di fare gli altri. Questo è il grosso problema che sollevano le squadre. Come ho detto, ho sempre impostato la mia linea ascoltando tutti, indipendentemente dall'associazione. Io ho risposto a telefonate
anche di amici di Federcalcio, ma perché mi sento di rappresentare questo disagio, ma non per, io l'ho detto anche a Giorgio, no? Tutta, posso dirlo Giorgio, io la mia criticità l'ho condivisa per primo con Giorgio, per dire, guarda Giorgio, guarda che me lo sottolineo anche squadre appartenenti alla tua associazione, perché altrimenti uno si dice cosa fai, per ascoltare le mie, no, il problema è che sono loro che in autonomia lamentano questa perdita di ruolo nella gestione del territorio, e questo non, secondo me non ce lo possiamo permettere, anche per una questione anche di numerica, perché rappresentano ad esempio qui nel DCL1 un terzo dei cacciatori che praticano, quindi pensate cosa significa se loro smettessero di andare a caccia. Ma questa PC già qua, fortemente penalizzato dal parco e dalle aree contigue, ad esempio Marco e Fabio, io mi aspettavo che tra le tante deroghe si poteva inserire anche la possibilità delle squadre di poter agire nei territori, ricomprese le aree contigue, le squadre, perché oggi sappiamo, come dico a chi non è esperto, la squadra sì che ha in carico quel territorio, ma se il cacciatore non è residente in quell'area non può andare. Queste aree contigue così presenti, ad esempio in questa TC, che era un TC frequentatissimo di appassionati, lo ha praticamente dimezzato, quindi era un po' uno dei sogni del cassetto, non diciamo come esse, ma sogni del cassetto sì, quello di arrivare a una potenziale riduzione delle aree contigue in tutto il territorio piemontese. Sicuramente oggi è un'esigenza, perché se nel parco c'è il bando col contenimento, sicuramente le aree contigue sono a carico delle squadre, le squadre che di fatto non possono andare, perché non hanno il numero minimo di residenti di quel comune che può andare. So che è una cosa strana, Riccardo, da capire, ad esempio io che sono di Monte Castello non posso andare a Bassignana, che è a distanza, non so, di 6-7 km, non posso andarci, sono bloccato da questo confine, a volte neanche ben tabellato. Quindi questo è il limite che va in quel discorso, quindi se vogliamo ridurre i cinghiali dobbiamo ridurli dove ci sono, e ci sono in queste aree, ci sono nelle zone di ripopolamento. Io voglio dare la parola a Davide che me l'ha chiesto. Davide Diodati è un caposquadra della TCL1 che ha detto che vuole sottoporci un documento a tutti noi relatori. Un applauso a Davide che mi ha abituato a essere il protagonista, ma un gran lavoratore, quindi è un grandissimo appassionato. Quindi passo la parola, prego. Ah, ma ci sono anch'io. Buonasera a tutti. Mi chiamo Davide Diodati e sono un caposquadra della TC all'Euro, la TC in cui dove siamo. Allora, dopo l'ordinanza, l'ultima ordinanza che è stata fatta, così come detto dall'avvocato Binante, dove ci siamo rimasti molto male, ci siamo riuniti noi caposquadre come rappresentanti delle 9 squadre, quindi il 100% delle squadre che esercitiamo nella TC all'Euro, e abbiamo prodotto questo documento. Copia di questo documento poi lo darò a tutti i relatori, abbiate pazienza, ma come diceva lui io non sono abituato, sono più abituato a stare nei boschi che a stare con tutta questa gente. L'oggetto è l'ordinanza regionale Piemonte del popolamento cinghiali. Pregiatissimi relatori, quali caposquadra che operano nel territorio della DCL1 abbiamo sempre seguito con estremo interesse e soddisfazione da quando voi compiuto difesa della cultura rurale e delle attività venatorie in particolare. Alla nuova amministrazione regionale si deve la prima riforma della legge 5/2018 con il relativo innovativo calendario venatorio che ha superato ogni migliore aspettativa. Ce ne siamo accorti tutti. In particolare il mondo del secugismo venatorio alessandrino aveva aderito con entusiasmo la possibilità di esercitare la caccia di selezione al cinghiale con l'uso dei cani da seguito a gennaio, che purtroppo è stato bloccato dalla PSA. Tale possibilità, pur se interrotta dopo poco usciti dai primi provvedimenti assunti dalla Regione Piemonte,
a seguito dell'emergenza PSA, aveva portato dei risultati straordinari in termini di abbattimento. Giusto per dirvi, per darvi un dato, in 6 uscite avevamo superato i 70 abbattimenti contro i 160 e 170 della caccia di selezione 365 giorni. Quindi capite che noi in 6 giorni abbiamo fatto quasi il 50% di quelli che gli altri hanno fatto in un anno. Proprio in considerazione di queste premesse siamo rimasti molto sorpresi dal contenuto dell'ultima ordinanza regionale, che di fatto pone al centro del progetto di depopolamento del cinghiale la caccia di selezione, addirittura prevedendo la libertà di movimento in tutto il territorio regionale e autorizzando l'intervento notturno. In estrema sintesi, le squadre sono state relegate al ruolo di mere comparse, mantenendo loro carico tutti i limiti di gestione precedente. E chi è nelle squadre sa di cosa parlo. Il progetto iniziale in cui credevamo e ci vedeva come primi attori nella gestione del nostro territorio pare essere tramontato. E da primi attori diveniamo oggi delle mere comparse. Il nostro auspicio è che l'ordinanza venga al più presto modificata o ratificata, non solo per ridare alla caccia collettiva il ruolo che oggi è stato sminuito, ma anche per raggiungere il più velocemente possibile l'obiettivo di depopolamento voluto dalla Regione. L'analisi dei dati ci porta ad affermare che proprio questa forma di intervento, che viene abbattuta nei pochi mesi consentito, circa l'80% dei cinghiali di ogni anno. Abbiamo peraltro già raccolto lo scontento non solo dei nostri aderenti, ma anche di molti altri appassionati piemontesi, decisi ad abbandonare le squadre dalla prossima stagione venatoria. Indipendentemente dall'associazione di appartenenza, confidiamo con queste poche righe di convincere voi tutti a dare una risposta alle migliaia di appassionati che oggi si sentono delusi, per non dire traditi, da quell'area politica che riteneva più sensibile ai problemi della nostra categoria e in cui fino ad oggi abbiamo sempre guardato con estrema attenzione. I nostri migliori saluti seguono le firme di tutti i capi squadra. Finisco, questo non è nella lettera, questo è il mio appunto. Finisco ringraziando l'avvocato Alessio Binante e il presidente della terza commissione Claudio Leone, riconoscendo il loro costante impegno nel rilancio del mondo venatorio piemontese. Grazie, siete due grandi. Complimenti. Davide, Daniele, no, il documento è il tuo, dammi solo una copia così vedo di cosa sto parlando. Io ti dico solo una cosa, Davide, questa era, è e sarà la vostra area di riferimento, nel senso che le ordinanze vengono, chi ha lavorato nella pubblica amministrazione o semplicemente chi fa il mio lavoro, a volte si scrivono degli atti, poi ci si ragiona su, e io, si chiamano memorie, ex articolo 183, no? Dove a un certo punto vedi cosa scrive il collega, quindi nulla è definitivo, insomma. Io penso che qui ci siano tutti i relatori invitati competenti e appassionati che sapranno cogliere al meglio questa vostra inquietudine, come si dice, ma mi sento di dire, qui mi spoglio, ogni tanto cambio le giacchette, mi metto quella politica, io penso di parlare a nome del mio movimento, ma anche di tutta la Lega, insomma, qui hanno fatto loro un lavoro straordinario, lo continuano a fare e secondo me faranno i salti mortali per porre rimedio a delle criticità che io stesso ho rilevato appena io e Claudio abbiamo letto questa ordinanza. Quindi senza, ripeto, ognuno ha le sue visioni, il confronto serve a questo, non bisogna sentirsi né attaccanti né attaccati, no? Quindi a questo punto, se ci sono
delle criticità, no? Una volta, ora mi viene in mente Gabriele, una volta avevo lanciato, mi sembrava una figata, no? Avevo lanciato il contributo per la tardiva natura, no? Io dicevo lì ho trovato la carbola e tutto trofio lo porto anche in ATC, finché un vecchio dirigente degli agricoltori dice: guarda avvocato, scusami, se fai così ci vai in comune. Non c'è la cultura, non c'è la praticità, la preparazione per affrontare
questo, noi non possiamo mettere in condizione delle persone che non hanno formazione di fare questo. Detto questo, mi sento di parlare a degli amici, a una platea amica. Quindi io sono convinto che a questi problemi sicuramente porrete rimedio, perché abbiamo solamente l'ultima questione, i nostri 1000 tesserati di queste cose non risentono, perché se arriva qualcuno di fuori è un problema. Detto ciò, confidiamo in voi e in una veloce e precisa ma incisiva modifica di queste norme. Io comunque vi ringrazio anche per la disponibilità e grazie. Come relatori, Riccardo, vuoi essere il primo o noi siamo ben lieti? Riccardo Molinari lo conoscete tutti, sicuramente. Carissimo, grazie per il suo amico. Mi ricordo che tanti anni fa l'ho invitato a un convegno, eravamo a luglio, in un ufficetto. Sono stati 45 gradi, eravamo in 5, lui è venuto, cioè, detto, non ti preoccupare, ecco, perché adesso siamo un po' di più, ma lui c'è. Però è fatto così, nell'ultima campagna elettorale eravamo in piazza della Lega, una sera io bene distrutto, non ce la facevo più. Lui mi guarda e fa adesso, guarda, vado a dormire a 3 ore perché la mattina vanno davanti ai cancelli a volantinare. Lui è rimasto Riccardo, cioè lui passano gli anni, perde il ruolo, televisione, porta a porta, tutti quello che volete, ma lui è Riccardo, e se incontri il corso Bovo piuttosto che il piazzetto, lui è rimasto Riccardo, ma non con me, con tutti. Quindi hai sentito Riccardo, noi sappiamo da un lato la tua vicinanza al mondo rurale, purtroppo rispetto a quella che è la tematica che hai avuto fuori questa emergenza, ma le cose piace affrontarle per come sono. Ti lascio la parola per le tue considerazioni. Grazie Alessio, grazie all'associazione per l'invito e a tutti voi per essere qui. Partiamo dal problema che è emerso. Se il mondo venatorio non fosse foriero di continui problemi, noi dovremmo continuamente lavorare per cercare di risolverli. E quindi è bene che ci siamo trovati e che ci abbiate esposto a questo problema. Io personalmente l'ho scoperto nel piazzale poco fa e insomma credo che poi c'è qua l'assessore regionale che immagino avrà modo di parlare. Io da profano, quando avevo letto la notizia sull'ampliamento della possibilità di fare selezione, non essendo esperto della materia, avevo anche pensato, guarda qua Protopapa ha allargato nuovamente le maglie alla caccia di selezione per aiutare i cacciatori, ma capisco che poi nell'applicazione diretta ci possano essere tutti i problemi che giustamente avete spiegato e che ad esempio io, che sono meno esperto del senatore Bruzzone, come sapete è il nostro capo dipartimento della caccia e ci tengo a dirlo, non sono molti i partiti politici che hanno un dipartimento che si occupa di caccia con un parlamentare che H24 lavora sulle tematiche venatorie e soprattutto che su ogni provvedimento legislativo che c'è in Parlamento a Roma porta avanti le istanze del mondo venatorio. Noi ce l'abbiamo e il nostro uomo è il senatore Bruzzone che è qua questa sera. Certamente è proprio dal confronto come quello di questa sera che alcune cose fatte, poi cioè, lo spiegherà la ragione, ma immagino in assoluta buona fede e possono poi portare diciamo un'applicazione diretta ad avere dei problemi che vanno risolti. Io vorrei però parlarvi, al netto di questo problema che immagino si andrà a risolvere a breve, di quella che è la situazione che però noi ci troviamo a vivere quotidianamente, che io ho vissuto sia nella mia esperienza in Regione Piemonte prima, che nella mia esperienza parlamentare in questi 4 anni e mezzo di legislatura. Guardate, prima si ricordava quanto si era fatto nel 2010 con la soppressione della legge 70 per evitare il referendum. Ecco, io allora ero in regione, c'era una regione qui da centrodestra, e io già ne avevo capito che quello che per noi qui sul territorio è normale, cioè il rapporto con la natura, l'attività venatoria, il rispetto tra agricoltori, cacciatori, chi vive il bosco per andare per funghi, per andare per tartufi, cioè quella che è un modo di vivere che per noi è normale. Quando io sono arrivato a Torino in consiglio regionale e si parlava del referendum sulla caccia, mi sono reso conto che cose che magari tutti noi qua diamo per scontate, in realtà scontate non lo sono, perché noi veniamo da un'area, da un territorio, Monferrato, Alessandrino, la nostra provincia, ma in generale le province piemontesi,
che hanno un certo approccio verso la natura e verso quella che è l'attività venatoria. Quando tu arrivi in Consiglio regionale a Torino e parli con quelli dell'altra parte, ti rendi conto che c'è un mondo invece completamente ideologizzato che non vuole apportare delle migliorie, ma vuole impedire a voi e a noi di vivere la vostra passione e a questo sistema di poter andare avanti. Cioè noi abbiamo partiti politici e eletti nelle istituzioni che vogliono chiuderla la caccia, che vogliono sopprimere la caccia, che vogliono impedire di svolgere l'attività venatoria. E la prima, diciamo, il primo assaggio di questa realtà lo ebbe proprio in regione nel 2010, quando c'era il tema del referendum e poi eravamo riusciti a sventarlo sopprimendo la legge 70, e l'avevamo sventato non solo per ragioni di costi, ma perché dai sondaggi che avevamo c'era il rischio concreto che quel referendum potesse passare, perché come voi sapete il Piemonte è una regione che ha un grande squilibrio dal punto di vista della popolazione. Siamo 4 milioni e mezzo, però 1 milione sta a Torino città, 2 milioni e mezzo stanno nella provincia di Torino e 2 milioni stanno nelle altre province. Quindi c'è un forte sbilanciamento verso l'area metropolitana torinese, dove ovviamente i voti a favore della soppressione della caccia avrebbero trionfato. E quindi c'era la paura che non ci sarebbe stata la capacità di mobilitazione per vincere un eventuale referendum. Poi questo ha comportato tutta una serie di problematiche con l'applicazione della legge regionale e nazionale sulla caccia, e c'è stato poi l'intervento degli altri, della sinistra, con Chiamparino. E voi sapete Chiamparino quali e quante limitazioni ha messo alla vostra attività. Io in quel momento ero fuori dalle istituzioni, però ero in piazza con voi a protestare quando siamo andati sotto Piazza Castello per rivendicare il diritto di andare a caccia. Abbiamo preso un impegno come Lega e come centrodestra quando abbiamo vinto le elezioni, e questo mi pare che tutti i relatori che hanno già parlato l'abbiano riconosciuto, l'assessore Protopapa e il centrodestra e il governo della regione del Piemonte ha sistemato tutte quelle strutture sulla attività venatoria a livello piemontese, e quindi abbiamo mantenuto la promessa. Ma vi posso dire che anche a livello romano, e qui c'è la seconda parte della mia esperienza, diciamo, col mondo anticaccia, con la questione della peste suina africana ho rivissuto il film che avevo vissuto a Torino 10 anni prima. Nel senso che quando è scoppiato il problema della peste suina africana, è chiaro che se chiedo a tutti voi, ma non solo a tutti voi che siete cacciatori, ma chiedo anche a qualunque passante per strada qui a Ottiglio o a Livola o a Rosignano, mi risponderà che il problema dei cinghiali si risolve tirandoci ai cinghiali. Ecco, vi assicuro che quando tu sei a Montecitorio e quando parli col ministro Speranza le cose non stanno così. Quando tu sei a Montecitorio hai dei colleghi parlamentari di altra parte politica che invece volevano spiegarci che il modo di risolvere la peste suina africana era fare una selezione dei cinghiali infetti e andarli a castrare uno per uno perché non si riproducessero. Cioè, queste erano le proposte che venivano fatte in Parlamento, e c'era la volontà di bloccare completamente l'attività non solo venatoria, ma tutto tipo, tutte le attività a contatto con la natura nelle aree infette, nelle aree circostanti. Che voleva dire bloccare la caccia, voleva dire bloccare il trekking, voleva dire bloccare la mountain bike, voleva dire far chiudere i rifugi, far chiudere i ristoranti, far chiudere gli alberghi che ci sono sul nostro Appennino, voleva dire distruggere completamente un'economia. Ecco, a Roma le deroghe che ora la Regione Piemonte ha dato, per ottenerle ci abbiamo lavorato 8 mesi. Cioè noi abbiamo lavorato 8 mesi per far sì che la legge nazionale prevedesse che cosa? Certo, la limitazione all'interno della rete, che è quella che conoscete, dove non si può fare la caccia al cinghiale, però la possibilità che le regioni con la loro responsabilità potessero dare le deroghe su tutto il resto. Cioè non è scontato, lo abbiamo ottenuto facendo una battaglia politica dove siamo stati da soli, dove eravamo noi, perché gli altri la pensavano diversamente. E alla fine, io lo voglio dire, sicuramente adesso vado nella politica, voi sapete che il mio partito, la Lega, entrando nel governo Draghi ha pagato un prezzo forte in termini di consenso. Però questa vicenda della PSA è una delle vicende che dimostra come sia stato utile che l'abbiamo fatto, perché se non fossimo stati nella maggioranza, soltanto con i numeri di Lega e Fratelli d'Italia, non saremmo riusciti a fare questo. Ci siamo riusciti perché eravamo al governo, ci siamo riusciti perché siamo riusciti a condizionare la politica del governo, diversamente non avremmo ottenuto questo risultato. Allora, e la faccio breve, gli obiettivi per il futuro sono chiari: se avremo la maggioranza che insomma i sondaggi sembrano dare, è chiaro che il nostro impegno sarà quello di una profonda revisione della legge nazionale sulla caccia per creare un fronte comune
del mondo rurale, quindi per mettere insieme agricoltori e cacciatori, nella fare una revisione che vada nell'interesse di tutti, perché i problemi sono comuni, ma soprattutto perché si faccia una revisione della legge che crei anche un fronte culturale compatto che ci permetta di vincere nel caso di un eventuale referendum abrogativo. E noi dobbiamo mettere in conto che se un domani mettiamo mano alla legge nazionale sulla caccia, come tutto il mondo venatorio chiede, e ovviamente noi ci vogliamo mettere mano per andare nella direzione di aiutare e aumentare le possibilità di svolgere la vostra passione, risolvere i tanti problemi sulla fauna selvatica, sui risarcimenti che stanno a cuore al mondo agricolo, ebbene noi dobbiamo però essere pronti a creare, fare un'operazione anche culturale per essere la maggioranza, perché se non siamo la maggioranza ad andare per boschi a caccia, dobbiamo essere la maggioranza pronti ad andare nell'urne a votare a favore di quella legge. Quindi questo è il lavoro che noi dovremo fare, diversamente rischieremo di trovarci nella situazione di 10 anni fa in Regione Piemonte. Quindi questo è il nostro lavoro e la faccio davvero breve, chiudo. Sappiate e sapete che quando noi diciamo che la Lega, il nostro impegno in Parlamento, è un impegno per la difesa del mondo venatorio, non lo facciamo come slogan elettorale, lo dimostrano gli interventi parlamentari dove siamo intervenuti decine di volte sui temi della caccia, lo dimostrano le battaglie soprattutto del senatore Bruzzone al Senato sui temi che riguardano l'attività venatoria, lo dimostra il fatto che ci sono dei nostri colleghi che fanno, che si occupano di questo, come ho detto prima, del Dipartimento, e seguono quotidianamente tutti i temi legati all'attività venatoria, e soprattutto ve lo dice il fatto che se noi abbiamo una posizione chiara, siamo qua, ci abbiamo sempre messo la faccia, e magari facendo anche degli errori, perché tutti sbagliano, cerchiamo di andare incontro alle esigenze del mondo venatorio, dall'altra parte c'è chi nei programmi elettorali scrive chiaramente che il mondo venatorio non ci dovrebbe più essere, perché dobbiamo vivere in un mondo dei sogni della Disneyland, dove probabilmente il cinghiale viene a casa e dorme con noi nel lettino e gli facciamo le carezze. Ecco, noi invece diciamo che abbiamo una concezione della vita rurale e della realtà un po' più pragmatica, e quindi per natura, essendo un partito di territorio, vi siamo vicini. Grazie. Va bene, dopo, dopo Riccardo, l'onorevole Molinari. No, no, rimane lì, ho detto, voleva andare a sedersi. A chi? Al caposquadra, sì. Poi ne abbiamo tanti qui di caposquadra, poi c'è. Ah, ti devono tipo il battesimo. Quello che mi ha chiamato dicendo abbiamo perso era lui che... e io ho detto non l'abbiamo perso, perché vedrai che leggendo quell'ordinanza, ho detto vedrai che poi le modifiche poi non sono neanche poi così traumatiche, no? Ne stavamo già parlando e ne parleremo. Comunque noi andiamo avanti, come vedi qui sono tutti appassionati e disponibili a sentire il mondo, il vostro mondo. Io adesso darei la parola a un fraterno amico che è il senatore Bruzzone. Francesco non ha bisogno di presentazione. Per noi è un'icona Francesco. Io ogni tanto quando ho un problema lo chiamo, sento il padre sottovoce e sono in commissione. Cioè lui mi risponde anche durante le discussioni. Tanto, ci manca solo che mi mette in diretta dal Senato. E Riccardo ha detto una cosa giusta, cioè il responsabile nazionale è un punto di riferimento per tutto il mondo, al di là di uno cosa vota, cosa non vota. Meno male che non sono nel tuo collegio, se no voglio di dubito anch'io. Ma no, se non nominale può portare. Va bene, non la. Detto la battuta a parte, adesso sentendo Riccardo cosa diceva, quando in faccia a Bruzzone, non vorrei che dopo aver scritto la 5 2017, nel 2018 ne troviamo a scriverci io e Claudio la 157 e 92, che è un attimino più difficoltoso, ma facciamo anche questo gratuitamente. Grazie Francesco. Sì, grazie a te, grazie a voi. Ringrazio anche, lasciatemelo dire, Riccardo Molinari, perché non è uno qualunque, un parlamentare
qualsiasi il nostro capogruppo alla Camera, che ha dato un messaggio talmente chiaro, un rappresentante nazionale importante di un movimento politico che dà un messaggio così chiaro non capita quasi mai. Magari trovi il consiglio regionale o parlamentare di turno sperduto in Italia che dice queste cose, ma un capogruppo in Parlamento è difficile, pressoché impossibile trovarlo e che abbia il coraggio in modo chiaro di prendere una posizione netta nei confronti di questo mondo rurale che forse numericamente anche in questa regione non è la maggioranza, ma che vuol dire la vita, il territorio e l'ambiente. Ringrazio anche Marco Castellani e gli altri colleghi, ma non faccio l'elenco di tutti. Io però una riflessione la voglio fare, soprattutto in questo momento, che non è una riflessione puramente politica, ma è una riflessione sul ruolo della politica, perché piaccia o non piaccia, è stato dimostrato sui temi che stiamo discutendo che la politica, se vuole, può fare. È stato fatto a livello nazionale, alcuni passaggi adesso ve li do, ma l'esempio più chiaro e nitido, lampante, dirompente, è stato quello della Regione Piemonte, perché cambiando la politica in Regione Piemonte è cambiata completamente l'approccio nei confronti del mondo della caccia e della gestione della fauna selvatica. Questo serve da esempio per tutti, perché quando ci sono dei problemi, ne abbiamo avuto tanti, guardate, siamo arrivati a Roma a fare delle cose, io ringrazio anche Matteo Salvini che ci ha consentito di farlo quella mattina al Senato, ad occupare fisicamente l'aula della Commissione. L'occupazione fisica di un'aula della Commissione vuol dire sedersi per terra, sedersi sui banchi, coricarsi e impedire lo svolgimento dei lavori. Su una legge catastrofica, su un'ipotesi catastrofica che era quella degli incendi, che se fosse bruciato 8 metri quadrati di bosco, di prato nel comune di Ottiglio, avresti chiuso la caccia nel comune di Ottiglio e in tutti i comuni circostanti, era una roba sulla quale ci accingevamo a schiacciare i pulsanti e a perdere la votazione. Abbiamo preso tempo e abbiamo chiamato, e grazie alle associazioni agricole che hanno risposto bene a livello nazionale, e hanno fatto capire che in questo momento la creazione di migliaia di nuove zone di protezione per i cinghiali, perché chiudere la caccia vuol dire proteggere il cinghiale in questo paese, era del tutto anacronistico. Allora, questi sono alcuni esempi che dimostrano che la politica, quando c'è, quando vuole, quando ha coraggio, riesce anche in questo caso a limitare dei danni. Su due proposte di legge, una di 5 Stelle e un'altra invece delle sinistre, abbiamo presentato, insommandoli, oltre 12.000 emendamenti ostruzionistici. La disegno di legge Perilli sui diritti degli animali è finita la legislatura, è rimasta carta straccia. Sarebbe andata avanti se non ci fosse stata la Lega in Commissione Giustizia al Senato a presentare 7.800 emendamenti. Mi fermo perché non voglio raccontare quello che è avvenuto, ma un passaggio sul ruolo della politica, anche sul coraggio che la politica dovrà avere nella prossima legislatura, va fatto. Perché vedete, qui oggi stiamo ragionando in una situazione che apparentemente ha un problema, ma non ha un problema di ampio respiro. Cioè oggi in Piemonte non c'è il problema dell'Umbria o di tante altre regioni dove non si va a caccia perché il TAR ha usufruito di isole e via via. Qui è necessario piano piano rimettere nel paese, io mi scuso in anticipo perché appena ho finito di parlare devo collegarmi con una trasmissione televisiva nazionale su questi temi, perché voglio affrontarli, perché voglio in qualche modo gestire la questione per tutte le regioni, non soltanto per l'Umbria, ma per la Lombardia di domani o per la mia Liguria che ci sarà fra una settimana davanti al Tribunale Amministrativo. Noi dobbiamo arrivare a dare la certezza del diritto. Questa legge ormai vecchia, superata del 92 o altro, deve consentire ai cacciatori della regione la certezza del diritto, perché se io pago per un calendario minatorio, per quelle regole, una volta che ho pagato devono essere quelle. Siccome che c'è un sistema perverso in questo paese che non è così, bisogna metterci mano in modo molto chiaro. Secondo passaggio, ci tengo a dire, l'abbiamo avviato, e qui ci prendiamo di nuovo i meriti di averlo fatto, perché dopo tantissimi anni, finalmente i presidenti nazionali delle associazioni venatorie hanno varcato la porta del Ministero
Ministero dell'Ambiente e siamo riusciti a fare, a creare un dialogo tra il mondo regolatore e il Ministro dell'Ambiente. Li abbiamo accompagnati, li abbiamo accompagnati noi. Non c'era riuscito nessuno, chiaramente era praticamente impossibile, era ultra impossibile farlo col Ministro dei 5 Stelle. Cosa vuol dire aver varcato in questo momento le porte del Ministero dell'Ambiente? Vuol dire aver aperto un ragionamento su Road Isola, che non può continuare a dare pareri di un certo tipo, ma vuol dire anche aver preso un contatto fra il nostro Paese e la Commissione Europea, perché quando parliamo di revisione della legge nazionale sulla caccia dobbiamo diventare stranamente un po' più europei, un po' più mediterranei, quindi allinearci agli altri per tempi e per specie. Chiudo, perché di fronte al problema non andiamo a caccia, e di fronte ai problemi tipici del Piemonte di qualche anno fa, dove non riuscivi ad andare a caccia perché c'erano le leggi che te lo vietavano, oggi c'è un problema di abbondanza di caccia che va in qualche modo regolamentato. Io credo che il problema che è stato sottoposto sia già praticamente risolto, perché se ci mette la testa della politica, quella politica che sta dalla parte giusta ha dimostrato di saper risolvere problemi molto più ampi. Quella parte politica è quella che ha fermato, e anche con una votazione, chi voleva, causa peste suina, vietare, lo dico ai capisquadra, vietare la braccata in tutto il paese, poiché fra Genova e Alessandria c'era il problema della peste suina, veniva vietata la caccia collettiva in braccata in tutto il paese, e abbiamo votato in Parlamento su queste cose. Quindi quelli che dicono, e che non sono qui stasera, che forse la politica ogni tanto non cambia mai niente, tanto è inutile che... È vero che è l'esatto contrario. Quindi se abbiamo risolto il problema di vietare la caccia imbracata in Italia, perché voleva essere così a causa della peste suina, credo che non sia un grande problema risolvere un problema di sovrabbondanza di caccia fatta in un certo modo, tra l'altro sulla gestione di atti amministrativi che sono abbastanza alla portata di mano di una regione, di una giunta regionale, che c'è anche il vicepresidente Carofo, mi cito tutti, di una regione, di una giunta regionale che meglio di tantissime altre in questo paese ha dimostrato di capire da che parte gira il mondo, quello giusto. Lasciamo fuori dalla porta i 5 Stelle, i Sinistra Orsi e quant'altro, o i Verdi, che troveremo sulla scheda elettorale fra qualche settimana, che sono quelli che vogliono far girare il mondo dall'altra parte, sono quelli che per 5-5 anni alla Spezia si impiccano e si legano da tutte le parti, dimenticandosi che invece purtroppo l'essere umano, la razionalità, passa attraverso la vera gestione ambientale, perché chiudo, la nostra filosofia è tutela della biodiversità, certamente sì, ma anche l'uomo fa parte della biodiversità. Scusatemi, vado. Al dono di Ottilio noi abbiamo costituito, che siamo uniti, abbiamo tante cacciatrici, no? E le ha anche in tutto il nostro mondo. Mia moglie, che lì sempre stoicamente che mi segue in tutti i nostri eventi, anche lei è una cacciatrice. Noi abbiamo nominato, d'accordo con il nostro presidente nazionale, se puoi venire qui con noi, perché vorrei che questo cappellino arancione che nell'altro evento abbiamo dimenticato di dargli a Giulia Andries, che abbiamo nominato responsabile delle cacciatrici Anno di Monte. Giulia, vieni qua, lei è timidissima, ma è una di noi, eh? E quindi vorrei che questo cappellino, che l'altra volta abbiamo dimenticato di dargli, adesso non me l'hai dato, lo dassi in presenza il senatore Puzzone, grande cacciatore, e c'è per un dono al nostro libro dell'Anno Piemonte, che è dietro, presidente Danielo, tu il cappellino, presidente, lei mi rovina la coreografia, il cappellino il senatore Buzzone, il giornale, il libro, il presidente nazionale, addirittura, grande. Ciao.
che rimane qua a 24, Carenino la fretta, Claudio l'assessore, l'assessore Porto Papa, applicalo con applauso, perché devo dire una cosa, quando è iniziata la PSA, no? Poi sono iniziate tutta una serie di indiscrezioni che venivano dalle nostre riunioni, che in realtà erano riunioni tecniche, poi continuavano a uscire questi messaggi che giravano su WhatsApp, no? Poi a un certo punto, quando finalmente sono arrivate in GR, mi chiama uno, fa: ma quando era ascoltato? Faccio: ma ascoltato di che? Perché? Perché purtroppo la novità che girava così ufficiosamente, no? Nelle stanze, e poi nessuno ha capito la portata di quello che sono riusciti a fare, tanto mi metto in mezzo come plurale, siamo riusciti a portare a caccia la provincia dell'Alessandria in un territorio affetto da PSA, dove siamo partiti che non potevamo neanche andare a fare il picnic. Ok? Quindi questo è il punto di partenza del punto d'arrivo. Poi c'è la famosa ordinanza, ma vedo che annuivi quando parlavo, ormai io ti conosco, assessore, quando annuisci vuol dire che ho colto nel segno. L'assessore Porto Papa. Grazie veramente dell'invito, un saluto a tutti voi, la grande famiglia venatoria, che proprio in questo momento parliamo di cultura rurale e politica, e quindi la grande famiglia che insieme vuole affrontare questa criticità. Io mi conosci, se mi conosci bene, non voglio mai nascondermi dietro un dito e molte volte parlo poco, ma voglio essere chiaro. Devo ammettere che quando ho letto quella lettera, te l'ho sentita leggere, sono rimasto un po' male quando leggo parlare di delusione e tradimento, specialmente quando è rivolto a una politica che da 3 anni si sta dedicando esclusivamente e soprattutto per il vostro mondo, e parla un assessore regionale che è soprattutto un assessore dell'agricoltura, un assessore che probabilmente qualcuno di voi ha a che fare con l'agricoltura e vive di agricoltura e sa cosa vuol dire tutte le difficoltà che da 3 anni a questa parte, tra alluvione, siccità, guerra, Covid, gelate e oggi peste suina, vuol dire gestire un'attività nel nostro territorio. E naturalmente 3 anni che non lavoro da solo, con Enzo, con Fabio, con Marco, con Claudio, abbiamo dato delle risposte, sono convinto che siamo date delle risposte e spero che qualcuno di voi se ne sia accorto, ma se ne siete accorti, perché naturalmente oggi se siamo qua è perché veramente ci crediamo ed affrontiamo probabilmente qualcosa che non è capito, ma non è capito forse per molti cosa sia successo addosso da gennaio a oggi, una peste suina che ha rovinato completamente l'esistenza e la gestione dei nostri territori, il nostro mondo rurale è rimasto compromesso. Naturalmente questo è una cosa che piano piano cercheremo di risolvere anche con coraggio. Io mi ricordo quando abbiamo fatto una riunione ad Acqui e quando abbiamo cominciato a accennare, e c'era anche Fabio, che cosa volevamo fare, tu avevi espresso con 3 parole sarebbe una cosa epocale, riuscire ad andare a caccia, logicamente non me ne vogliano la parte dei cinghiali, ma parlando di attività venatoria a prescindere, perché se abbiamo dato quella risposta non è che perché abbiamo voluto differenziare quelli che sono, che tipo di caccia rispetto agli altri, perché quelli sono più simpatici, gli altri no, abbiamo voluto fare tutto quello che potevamo fare e di più, e di più, perché se andate a leggere le circolari ministeriali, e so che qualcuno di voi lo fa, leggerebbe, avrebbe letto il divieto di caccia assoluta, non vogliono sentir parlare di cani, non vogliono sentir parlare di spari, eppure in qualche modo con coraggio siamo andati avanti. È vero, dobbiamo comunque cercare di gestire la situazione, e qua arriviamo un attimino all'ordinanza. L'ordinanza che comunque è figlia di un'altra ordinanza che era decaduta e l'abbiamo replicata e l'abbiamo leggermente modificata, ma con un principio solo, forse un principio che non è comunque scaduto.
capisco, capito da tutti, ma è la filosofia principale che vi devo dire ancora stasera. È una filosofia verso la quale noi siamo qua costretti a pensare a un principio solo, depopolare e veramente abbattere più cinghiali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che poi ognuno ha il suo metodo. Naturalmente chi non ha mai detto, quando vi si avvicina una persona, dico, assessore, ma per abbattere la caccia bisogna andare con la braccata con i cani. E io in quel caso lì lo lascio fare, lo lascio dire, perché come se dicendo così mi aspettavo lui per sapere come si doveva fare. Ma lo lascio fare perché è giusto che uno si sfoghi quando si trova limitato nelle proprie azioni. Ma comunque avete dimostrato che avete apprezzato a gennaio quello che, grazie, e devo dire nome e cognome, Enzo Bracco, abbiamo fatto un'attività di selezione, ce la siamo inventata, sperimentale. Uno sperimenta perché vuole ottenere dei risultati. I risultati sono quelli di andare a caccia il più possibile. E d'altronde, adesso è andato via il senatore Pozzone, siamo arrivati veramente al pelo per avere finalmente un cambiamento della 157 e avere altri due mesi a disposizione per andare a caccia. E vi dirò di più, adesso che si andrà al governo, non due mesi, ma molto di più dobbiamo andare a caccia, perché naturalmente questo è il metodo, con le braccate e con i cani. Dobbiamo solo risolvere un problema, il problema della peste suina. Ci hanno condannato ad accettare una recinzione che ci sta distruggendo i nostri territori. E chi la paga quella recinzione? La paga il Ministero della Salute. Ma da quando in qua un Ministero della Salute si mette a pagare una recinzione? Perché forse c'è un problema sanitario. E questo deve passare come messaggio. Non è colpa della regione che si è inventata a fare questo, la pure regione, l'assessorato all'agricoltura, l'assessorato alla caccia, è una parte in causa, vittima, come voi e come tutti i territori. Questo deve passare come messaggio. E il messaggio deve passare che bisogna rispettare le regole, ma usare. Ed è quello che abbiamo cercato di fare e stiamo facendo. Ci sono delle situazioni che probabilmente sono sfuggite nelle valutazioni, la nostra voglia di avere più persone possibili a cacciare in un tempo determinato. Stiamo parlando di marzo, non stiamo parlando di sempre. Lo vogliamo condividere, lo vogliamo modificare, lo vogliamo valutare, vediamoci intorno al tavolo il più presto possibile, facciamo tutte le valutazioni e ben che venga la soluzione per andare incontro ad accontentare tutti. Ma la parte principale, che lo sappiate tutti, bisogna abbattere più cinghiali possibili. E ringrazio chi ha fatto fino adesso questo mestiere, perché comunque in tante realtà, lo sapete benissimo, non era vietato andare a caccia, nel bene, nel male, con contenimento, selezione, tutte attività che so benissimo che non piacciono, ma ci poteva andare. E ringrazio chi ci è andato, perché questo è un principio che ci porterà avanti quando poi arriveremo finalmente a fare voi la caccia come vi piace e come piace a chi è che ha scritto quel documento, che accetto come stimolo. Non abbiamo tradito, però, credimi, non abbiamo tradito, perché è da veramente 3 anni che lavoriamo per voi. E questo, credetemi, lo dico una volta sola. Marco, la foto con il... Grazie. Perfetto, io intanto vado avanti. Io ho più foto con l'assessore che con mia moglie. No, io intanto mi piace scherzare, ma in verità sia chiaro, Marco, che la premessa, qui ci sono, chi ha firmato quel documento sono i più esperti cacciatori dell'L1, per capirci, quindi sono quelli che hanno seguito tutta l'epopea, cioè sono quindi quelli che ci seguono in tutti gli eventi, quindi, e sono quelli che hanno anche espresso riconoscimento, no? Quel riconoscimento che io sento, io li sento tutti i giorni, insomma Davide, con Davide, anche con Bruno, adesso non vedo, non lo vedo perché c'è la luce in faccia, ma è qua, Bruno Mora, grande amico ed esperto, quindi sono anche gli esperti con cui mi confronto prima di andare in tavoli tecnici, perché io cinghialaio non lo sono, e quindi quando devo parlare di queste tematiche,
tematiche, chiedo lumi a loro che sono i massimi. Salutiamo il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, anche lui appassionato cacciatore. Quindi dicevo, Marco, quindi il riconoscimento a questa amministrazione per quello che ha fatto e quello che ha in programma di fare, io li sento tutti cacciatori, anche sui social, insomma, c'è stata qualche polemica, ma quella l'abbiamo fatta anche noi senza poterla scrivere su questa rete benedetta, che è europea, ecco, forse quello che è mancato all'inizio è la comunicazione che questi limiti, questi vincoli, la rete e quant'altro, la Regione Piemonte li subiva, non che se li inventava. Questo a livello comunicativo, io ho cercato tante volte di spiegarlo, di scriverlo, tante volte mi hanno detto, ma la Regione Piemonte sta facendo, sì, ho capito, ma guardate che arrivano delle prescrizioni ben precise, no? E adesso dice, ma voi ascoltate, la contestate, ma seguite l'Europa, ma ho capito, ma anche tu, se la macchina nuova la porti alla revisione dopo 4 anni, perché è una normativa che non la condividiamo, però lo devi fare, se ti fermo ti blocco la macchina, insomma. Questo è un po' il concetto dello sforzo comunicativo che, ma poi ce lo siamo anche detti, no? Che deve migliorare. Detto questo, se i cacciatori avvertono, io sono sempre abituato ad ascoltarli tutti, no? A volte per i falconieri, insomma, mi chiamano di chiunque, a volte ci sono argomenti che riesco a seguire, altrimenti chiedo, ecco. Però se viene fatto emergere un punto che magari è sfuggito, ripeto, in buona fede, perché se il concetto è, se l'obiettivo è depopolare, allora l'utilizzo è più velocemente possibile, in modo più incisivo, l'uso del cane è quello che più velocemente ci fa giungere a quei risultati. Quindi questo è il concetto da cui noi partiamo. Quindi se noi dobbiamo depopolare, dopopoliamo con il cane. La strada di gennaio, l'ho nominato Claudio, se vuoi ringraziare anche Bracco, ringrazio anche Bracco, è stata un'idea fenomenale che è guardata con attenzione in tutta Italia. Quindi andiamo avanti con quella linea, non la chiamiamo selezione di gennaio, chiamiamola contenimento, però ridiamo dignità a queste squadre e coinvolgimento, perché se non riusciamo a farlo intervenire, ripeto, io parlo di esperienza più concreta, noi qui l'abbiamo risolto, l'abbiamo contenuto, c'è anche qui Mauro Cressano che ha gestito la zona tanti anni, da cui a un certo punto alzava quasi le mani e dire ragazzi, ma quello che riusciamo a gestire con queste regole. Emiliano, dov'è Emiliano? Che per tanti anni non lo vedo, sempre sta luce qui, Emiliano Pazzi è il gestore di questa zona della Valle dei Frati. E è stato un combinato disposto degli interventi di contenimento in girata con altri interventi di contenimento. Quindi questa è la ricetta che abbiamo usato qua e questi dati, ho seguito anche il dottor Bevilacqua, sono lì a disposizione di tutti. Quindi il problema non che è risolto, ma sicuramente si risolve più facilmente. Non so se Gabriele o Claudio, Gabriele, poi Claudio mi fai la cortesia di chiudere tu, così io non chiudo l'evento, lo chiudi tu per me, così usciamo. Io Gabriele, come ho detto, io lo invito sempre, perché quando io parlo di mondo rurale non lo dico a caso, nel senso che io so che molte volte il mondo venatorio e il mondo agricolo hanno si guardano così in un modo un po', posso dirlo, di diffidenza, ma io invece dico no, è lo stesso mondo, a parte che molti agricoltori sono anche cacciatori, ma è lo stesso mondo, ed è lo stesso mondo che oggi è sotto attacco, io lo dico sempre, quindi o questo mondo nella sua compattezza, ritornando un po' al motivo dell'evento, no? Perché poi è successo questa cosa qua, mi ha un po' deviato. Ma il motivo dell'evento è o questo mondo che è essenziale, che è il nervo della società italiana, riesce nuovamente a ricomporsi e a ritrovare quel cuore per dire che siamo uniti nella stessa barca e quindi dare sostegno alle persone. Ho sentito insomma, l'intervento di Riccardo, prima
di Francesco, c'è un'attenzione, quindi è proprio da questa attenzione che bisogna mettere questi interventi. E la tua presenza qua, anche tu come sottoscritto in modo apartitico e politico, ma secondo me è la dimostrazione. A te Gabriele. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie. Grazie per Alessio dell'invito, l'ha già detto Alessio, mi sento a casa perché abbiamo la possibilità di confrontarci in maniera importante, molto, molto seria, con tutti coloro che sono i relatori che sono intervenuti prima. Porto il mio saluto di CIE Agricoltori Italiani, del mio gruppo dirigente. Devo dire che la nostra interlocuzione sui temi della ruralità e sui temi della DSA e della fauna selvatica in eccesso è proficua e costante. Vedo Riccardo Molinari, prima l'assessore che è ancora qui, Marco Protopapa, che mi scuso sempre perché lo stress giorno e notte, con Marco abbiamo delle chiamate diurne e anche notturne per via delle nostre questioni. Guardate, io la farò molto breve perché è importante essere chiari e rappresentare, a mio avviso, innanzitutto quello che è il pensiero della mia organizzazione, ma soprattutto quello che è il pensiero mio come imprenditore agricolo. Sulle aree rurali, noi dobbiamo parlarci molto chiaramente. Le aree rurali sono state per tanti anni il motore dell'economia di questo paese. Nelle aree rurali vivono più di 20 milioni di abitanti e noi dobbiamo fare in modo che queste persone aumentino e continuino a stare nelle aree rurali. Gli agricoltori di queste aree rurali, ma non voglio mettere solo gli agricoltori perché io faccio questo mestiere, i commercianti, gli artigiani, i cittadini, tutti coloro che vivono queste aree devono riuscire a continuare a rimanere lì, a imprendere e a investire con le loro famiglie in quei posti, perché non c'è nessuno che va a vivere in dei posti dove non ci sono i servizi, dove non ci sono gli ospedali, dove non ci sono i divertimenti e dove non ci sono le strutture di base per condurre una vita decente. Allora, noi dobbiamo fare in modo che i cittadini delle aree rurali rispetto a quelle delle aree urbane non si sentano cittadini di serie B. Io so che la politica che è qui seduta si impegna su questo tema perché è un qualcosa di importantissimo. Guardate le nostre colline, il nostro Made in Italy per cui più di 18 milioni di turisti all'anno vengono per assaggiare i nostri prodotti, non vengono a trovarci perché abbiamo gli occhi belli, vengono a trovarci perché nelle nostre aree rurali e anche nelle nostre città d'arte c'è un qualcosa in più che ritrovano rispetto ai loro paesi e vengono a conoscere, le nostre tradizioni, vengono a conoscere le nostre storie, vengono a conoscere i nostri prodotti. L'agricoltura oggi, se la intendiamo come un'agricoltura di 50 anni fa, sbagliamo tutto. L'agricoltura oggi è imprenditoria che si confronta col mondo e con il mercato globale. Quindi noi abbiamo bisogno di banda larga nelle aree rurali, abbiamo bisogno di trasporti che portino i turisti nelle nostre aziende, abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di investire con le proprie famiglie, perché noi agricoltori che abbiamo non delocalizzato le nostre aziende, ma investito milioni di euro nelle nostre aziende, dobbiamo continuare a fare quel mestiere lì e stare lì, perché il tessuto sociale è quello. Bisogna continuare a lavorare, investire con delle politiche affinché le aree rurali continuino a essere la spina dorsale e protagonisti dell'economia di questo paese. Velocemente sulla questione su cui tu giustamente mi hai sottolineato della fauna selvatica in eccesso. Guardate, io non ci voglio girare troppo attorno perché non ho assolutamente nessun problema nei confronti dei cacciatori, anzi sono convinto che i cacciatori sono risorse importanti. Però noi abbiamo un tema, io ricevo dalle 50 alle 100 telefonate settimanali solo di persone che mi dicono: Presidente, io smetto di lavorare, perché nelle aree, quelle un po' più diciamo adiacenti sulla pianura e quelle pedecollinari, i nostri agricoltori non hanno più nessuna intenzione di seminare quelle che sono le culture fiore all'occhiello della nostra provincia. La provincia di Alessandria è una provincia cerealicola che se la gioca con Bologna tutti gli anni per grano tenero. Siamo la prima provincia cerealicola d'Italia, ma quando io vado dai miei agricoltori a dire che continuino a seminare in certe aree, mi dicono: Presidente, io non semino più perché dietro alla macchina c'ho il cinghiale che mi mangia il mais. Noi abbiamo migliaia, decine di migliaia di euro di danni puntuali tutti gli anni che non ci vengono riconosciuti perché oltretutto la beffa è il regime dei minimis a 25.000 euro e quindi ci sentiamo presi in giro perché un oggetto, un animale che è un bene disponibile dello Stato viene a casa mia, deturpa e razzia il mio prodotto, non mi dà la capacità e la possibilità di imprendere e io oltretutto devo anche chiedere, signor sì,
avendo un diciamo indennizzo come aiuto di Stato a 25.000 euro. Ora, questa cosa qui non è più tollerabile. Noi abbiamo una sola voce da questo punto di vista come CIE Agricoltori Italiani. Io guardate, l'ho assunto in maniera molto umile, ma grazie anche al lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, un incarico nazionale su tre cose: la forestazione, l'ambiente, il territorio e la fauna selvatica. Io dico in tutta Italia la stessa cosa. Si stima che in Italia ci siano, prima mi confrontavo con il senatore Bruzzone, quasi 4.500 cinghiali, 4.500.000 cinghiali su tutto il territorio nazionale. Noi dobbiamo portare 500.000, non c'è un'altra soluzione. Cioè noi dobbiamo ritornare a fare in modo che la fauna selvatica in eccesso sia un qualcosa di compatibile con chi imprende e lavora e con chi giustamente e legittimamente deve andare a caccia e deve fare, come è corretto che sia, il suo sport dal punto di vista della caccia, la sua attività. Cioè non possiamo permettere che queste cose vadano in contrasto e ci sia una guerra tra poveri, tra agricoltori e cacciatori. Dobbiamo fare sistema tutti assieme, cacciatori, agricoltori, sindaci, ce ne sono tanti qui, politica, affinché si possa arrivare a chiudere questa partita definitivamente, perché i tempi sono ormai da troppi anni non lasciati all'abbandono, ma sempre dietro una sorta di perbenismo di qualcuno che dai salotti buoni delle città viene a insegnare a me come devo fare a casa mia a coltivare il mio campo o a trattare bene un animale che oggi è un predatore e razzia i miei campi. Ora, io parlo di cinghiali, ma non ci mettiamo i daini, ci mettiamo i caprioli che mangiano le viti, ci mettiamo i piccioni che disintegrano i colpi delle nostre aziende, delle città. Cioè, la fauna selvatica in questo paese è in eccesso. Quindi io qui mi sono permesso, Alessio lo sa benissimo, di portare all'attenzione dei relatori, poi avremo modo di distribuirla, la 157/92, che è una legge obsoleta da cambiare a nostro giudizio totalmente, riscritta da giuristi di Roma e mandata a tutti i partiti politici. Questa è a nostro giudizio la 157 che dovrebbe essere riscritta e approvata affinché si faccia un lavoro molto chiaro. Si levi la parola tutela della fauna selvatica e si inizia a parlare di gestione della fauna selvatica. Perché si tutela una cosa che non c'è. Tuteliamo le chiese, tuteliamo il patrimonio UNESCO, tuteliamo i nostri vini, tuteliamo le nostre piazze, tuteliamo i nostri borghi, ma non tuteliamo la fauna selvatica. Bisogna gestirla. La parola gestione significa di riportare tutto questo ad un livello tale per cui si possa continuare a convivere pacificamente, come era 50 anni fa, quando a casa mia, caro Alessio, arrivavano i cacciatori genovesi la domenica, mio padre era un cacciatore, erano tutti i suoi amici, e facevamo delle tavolate di 20 persone. Io da bambino non vedevo l'ora perché il dialetto genovese un po' mi faceva sorridere, si mangiava bene e ne pago ancora le conseguenze per colpa. Però sono anche dimagrito, però al di là di quello era una festa. Ecco, io queste cose non le ho più viste, ma non le ho più viste perché è diventato tutto talmente ossessivo per cui non riusciamo più a quadrare. Allora, io sulla PSA ne ha parlato Riccardo Molinari, ne ha parlato l'amico Marco Protopapa, voglio dire una cosa molto chiara. La PSA, io il 7 di gennaio sono stato convocato da Marco e dall'assessore Riccardi, avevamo appena finito di mangiare il panettone, Marco. Ci siamo trovati in una sala con una situazione di emergenza. In Piemonte, guardate bene, questi non sono numeri che do a caso, ci sono 1.300.000 suini, l'80% sono in provincia di Cuneo. Ora, se scappa un cinghiale e lo troviamo a Marene, noi buttiamo a ramengo la suinicoltura piemontese e quella italiana. Cioè, parliamoci chiaro, la buttiamo, non dico una parolaccia perché l'ambiente non è un ambiente parolaccia, la buttiamo nel medio. Allora, noi dobbiamo affrontare la PSA come un'emergenza straordinaria, non come una emergenza ordinaria, come un'emergenza straordinaria. E io lo ripeto, l'ho detto a Roma, l'assessore Protopapa me ne è testimone e anche Riccardo Molinari. Noi non dobbiamo affrontarla come provincia di Alessandria, provincia di Genova, Piemonte o Liguria, dobbiamo affrontarla con degli strumenti nazionali. Perché è un'emergenza nazionale come il terremoto, è
nell'agenzia nazionale come l'alluvione, allo stesso modo. Ci vuole un commissario straordinario che prenda in mano la partita in maniera proficua e che dia degli ordini e che le gestisca queste cose. Perché noi ci abbiamo messo una vita in quelle aree nell'Ovadese a far sì che i nostri agriturismi ricevino i biker che vengono, i funghi, le persone. Questi sono stati per 6 mesi o 7 mesi bloccati senza sapere cosa fare. Non c'era la silvicoltura, non si poteva entrare. Cioè, ma io cosa le racconto a queste persone? Mi dico, Presidente, ma io con cosa mangio? Se ci ho messo 20 anni a far sì che da, non lo so, da Albissola vengano lì da me o vada a funghi e oggi non possono venire e io ho l'agriturismo chiuso, ma come la mando avanti alla mia famiglia? Ecco, allora, queste cose, e poi chiudo, scusami Alessio, anche un po' la foga, ma so di potermi permettere perché sono fra amici, queste cose vanno affrontate assieme. Non ci chiudiamo su comparti stati, carcere, sindaci, politici e mondo agricolo, la CIA c'è. Facciamo squadra come sistema Piemonte e diciamo che ovviamente bisogna intervenire immediatamente perché i tempi sono ormai assolutamente maturi. Dobbiamo abbattere 36.000 cinghiali. Diamoci da fare. Grazie dell'opportunità. Non sono un buon cerimoniere. Vorrei chiamare qui il presidente della provincia e scusarmi, perché poi nella foto di... Ah, ringraziamo, ma vieni qua, presidente della provincia, così ringraziamo anche i telespettatori di... E anche tu Stefano, scusami Stefano, se puoi venire anche tu così salutiamo insieme tutti anche i telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Ma anche Riccardo, un saluto veloce ai telespettatori, che ci siamo tutti qua, quindi ecco, quindi mi scuso con il presidente e con il consigliere perché poi ho dato la parola a tutti. Vedo tante mani alzate, ma è veramente tardi. Io qui vorrei solo concludere con Claudio senza offendere nessuno perché è tardissimo. Ma io volevo solo sottolineare una cosa sull'ATC e sui problemi che ha sottolineato molto bene Gabriele. Il problema è che qui dove c'è l'agricoltura più intensiva è l'ATCL2. L'ATCL2 nel nostro vecchio schema era zona di eradicazione, cioè significava che non c'erano le squadre, quindi tutti potevano abbattere il cinghiale. In realtà la zona di eradicazione è diventata una zona di abbandono, nel senso che nessuno fa la caccia al cinghiale nell'L2, nel senso che non ci sono le squadre, non ci sono le zone. L'L2 è l'unico ATC in cui non ci sono le zone. Quindi, e qui ci sono molte ZRC dove amministrate la provincia, abbiamo un regolamento che Stefano ha messo subito mani, ma che ha dato dei problemi poi applicativi, anche perché la provincia, e poi bisogna anche parlare di questo, dei problemi amministrativi. La provincia ha carenze di organico e quindi lui si trova con un regolamento che dice che le battute, ad esempio in girata, devono partire e sono organizzate da una guardia provinciale, che sono sempre meno, e se quindi sono qua non posso essere dall'altra parte. Quindi noi abbiamo avuto veramente, per quello dico che l'esperienza Valle dei Frati può fare da precedente, perché ha messo a nudo quelle che sono le emergenze applicative. Sì, io saluto tutti, salutiamo tutti. Saluto a tutti. Quindi, detto questo,